Ciao a tutte ragazze, allora questo sarà un video rapidissimo nel quale voglio farvi vedere degli acquistini, proprio due o tre cose che ho fatto a Yves Rocher. Come al solito, come ogni mese, mi arriva il coupon con sconti così, e l'altro giorno stavo vedendo un video di... era un video? Sì, un video di Alina, vi lascio tutti i vari link nel box informazioni, e questa ragazza consigliava uno struccante della Yves Rocher alla camomilla e diceva che non bruciava gli occhi e che struccava bene addirittura anche il trucco waterproof. E quindi, avendo questo coupon, ho detto vabbè, proviamo. A prezzo pieno costa sui 5 euro e qualcosa, io avevo uno sconto, quindi insomma l'ho pagato pochissimo, ed è questo qui. Ed è il gel limpiare, quindi è un gel detergente alla camomilla, eccolo qua. E l'ho già provato 3-4 volte e devo dire che è vero che non brucia assolutamente gli occhi. Avevo l'altro giorno l'eyeliner della MAC, che è quello waterproof, e non per levarlo è uno strazio. E devo dire che solamente passando questo qui, massaggiandolo, facendo la schiumina e sciacquando, gran parte della riga di eyeliner si era levata. Quindi ho poi finito con lo struccante bifasico, però anche il mascara waterproof me l'ha levato tranquillamente, non mi ha bruciato gli occhi. Poi ovviamente quando uno ha il trucco sotto bisogna usarlo poi il batuffolino di cotone, perché non riesci con la schiuma a levarlo. Però devo dire che il suo consiglio è stato veramente veramente utile. Un gel detergente che costa pochissimo, e il profumo è molto buono. Sì, il profumo è ottimo. L'inci non è totalmente verde, quindi proprio scordatevi un inci magnifico. C'è il sodio, la rezzo sfada, insomma, non è l'inci della vita, però a chi non interessa particolarmente l'inci totalmente verde, devo dire che questo qui è ottimo. Mi è molto piaciuto, quindi grazie ad Alina per il consiglio, perché mi è piaciuto tantissimo. Dopodiché avevo anche il diciamo uno sconto prendendo due bagno doccia, e io ho preso questo qui al fiore di cotone, che mi piace molto l'odore. Avevo già provato il deodorante di questa linea, mi era piaciuta tanto, quindi ho preso il bagno doccia. E poi ho preso un bagno doccia al Monoi per mia mamma, perché gli piace moltissimo, perché le piace moltissimo il profumo del Monoi, cioè il Carré. E vi lascio la foto, perché ora non ce l'ha lei, quindi non ve lo posso far vedere. Hanno 200 ml, a prezzo pieno costano sui 2,50 euro questi bagni doccia, quindi insomma non sono neanche così costosi e sono molto buoni. E poi il regalo mi avevano dato un set per pedicure, però non ho idea di dove l'ho tirato, dove l'ho messo, e questo qui, che è un burro corpo, no, un latte corpo al karité per pelli molto secche, eccolo qua. Non l'ho ancora provato, ed è una mini taglia, una taglia prova da 30 ml, quindi abbastanza. E basta, questi erano i miei acquisti da Yves Rocher, rapidissimi. Vi mando un bacione, spero di vedervi presto. Ciao ciao ciao!